TG, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In apertura vi mostriamo le immagini del corteo dei lavoratori della Safilo che nel Bellunese hanno incrociato le braccia. C'è tanta rabbia, c'è tanto dolore, vediamo. In più di 400 oggi hanno deciso di non varcare i cancelli dell'azienda FAE. Il colpo d'occhio ha subito reso l'idea della drammaticità della situazione. Oggi è stato il giorno della rabbia e della protesta dei lavoratori Safilo, sulle teste dei quali da un anno almeno è iniziata a calare la mannaia degli esuberi. Di questi tempi, già a fine 2018, i timori per il mancato rinnovo della licenza Dior avevano fatto tremare le vene e i polsi. Sono le 9:30, siamo nella zona industriale di Longarone, oggi è la grande giornata della manifestazione dei lavoratori di Safilo. Stiamo intravedendo i rappresentanti della politica e stiamo vedendo i lavoratori che stanno in questo momento vivendo uno, credo, dei momenti più drammatici della loro storia. Ce l'aspettavamo sotto certi aspetti sicuramente, ma che fosse una tegola così pesante anche no. Il corteo dei lavoratori, sotto una copiosa nevicata, si è mosso dalla sede in zona industriale e si è spinto fino sulla 51 di Alemagna. I parlamentari si sono assunti la responsabilità del temporaneo blocco del traffico dopo una mediazione con il dirigente della questura di Belluno. Fianco a fianco con i lavoratori di Safilo, i terzisti artigiani, i colleghi di Luxottica, i volti cupi, i commenti durissimi. È stato un colpo duro. Voglio dire che bisogna stare attenti, mi rivolgo anche a tutte le maestranze, tutti i manager precedenti, attuali e futuri. Questo è un olocausto industriale italiano. Stanno chiudendo dappertutto e nessuno fa niente. Ce l'aspettavamo sì, però non in questi termini, probabilmente. Non così pesante, non così repentina. È stato uno shock. Una batosta del genere non ce l'aspettavano veramente. Lei che cosa vorrei? Se avesse davanti l'amministratore delegato di Safilo, che cosa le direbbe? Niente, è meglio che sto zitta. Questo è l'acronimo che è stato coniato oggi, l'acronimo di Safilo, il nuovo acronimo di Safilo. State abbandonando famiglie indifese, lavoratori onesti e naturalmente vergognatevi. Questa è la situazione che si sta vivendo davanti allo stabilimento Safilo di Longarone, dove 400 lavoratori rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Sciopero anche a Padova davanti alla dirigenza della Safilo in zona industriale a Padova e sono intervenuti anche i sindacalisti. L'azienda conferma licenze che non vengono prodotte assolutamente in Italia e che non transiteranno nemmeno per l'Italia e quindi di fatto i volumi li sposta in altri stati. La regione ci ha già convocato, saremo lì venerdì 20 alle ore 16. Il ministero avete scritto anche al MISE, giusto? Esattamente, abbiamo scritto anche al MISE anche perché va fatto un ragionamento su quello che è il settore moda in Italia. È un paradosso industriale perché il settore dell'occhialeria sta andando alla grande, i numeri dicono che il futuro sarà ancora ottimo e di conseguenza, come dire, bisogna produrre gli occhiali. La Safilo è una delle migliori produttrici al mondo, è incomprensibile che a questo punto l'impresa annunci 700 licenziamenti. Noi chiediamo veramente l'intervento di tutti. È il frutto di una politica industriale sbagliata da tanti anni, che il sindacato dice all'azienda che così non va, che bisognava fare scelte diverse, ma hanno continuato per la loro strada pensando di essere in quel sistema che comunque si guadagna e oggi abbiamo la prova che non è proprio così, perché chi ha investito bene e si è comportato bene nel mercato sta andando avanti, infatti l'occhialeria, il sistema occhialeria funziona ancora e va benissimo. La Safilo purtroppo è in controtendenza. E continuiamo a parlare di economia con la provocazione che ha lanciato la Lega. Domani infatti è stato convocato il No Tax Day, il giorno contro le tasse, le nuove tasse che il governo ha varato. E oggi pomeriggio c'è stato un tavolo che è stato promosso da Regione con le categorie economiche e con i sindacati. Vediamo. C'è grande preoccupazione di industriali e artigiani per le nuove tasse contenute nella manovra economica, in particolare plastic tax e sugar tax. Per questo nel pomeriggio l'assessore regionale Elena Donazzan ha convocato un tavolo intersettoriale nella sede di Veneto Lavoro, invitando categorie e sindacati.
E questo alla vigilia del No Tax Day, indetto per domani dalla Lega, con appuntamenti a Verona, Mestre e Treviso, a cui saranno presenti tra gli altri il presidente del Veneto Luca Zaia e il vice segretario federale della Lega Lorenzo Fontana. Esponenti del nostro movimento e gente che anche comunque ha avuto ruoli economici all'interno del nostro movimento, spiegherà quella che è la nostra proposta, la nostra ricetta per un fisco che sia più equo, un fisco che ci consenta di dare sviluppo alle nostre aziende, di dare risorse ai nostri cittadini. No alle tasse introdotte dal governo giallorosso e no alla sudditanza all'Europa. Il voto in Gran Bretagna ha dato uno scossone all'Unione, secondo il governatore Zaia. Il popolo ha approfittato di questa elezione per dare un segnale all'Europa, un segnale forte. C'è da preoccuparsi in Italia? No, in Italia dobbiamo preoccuparci del fatto che dobbiamo difendere l'Italia in Europa, come fanno i francesi e i tedeschi che non hanno colpe, loro difendono casa loro, se a noi sprovveduti che difendiamo loro che difendono se stessi. Pensiamo invece a difendere l'Italia e noi non siamo contro l'Europa, non siamo contro l'euro, ma difendiamo l'Italia all'interno dell'Europa. 50 anni fa la strage di Piazza Fontana a Milano. Bene, abbiamo avvicinato proprio la commessa che vendette mezzo secolo fa le famose valigette. Ieri l'ho vissuta con un senso di angoscia. Ogni anno si è ripetuta questa cosa, ma non così, con tanto... come questa volta, 50 anni insomma. 50 anni fa la vita di Loretta Galeazzo si incrociò casualmente con quella dei protagonisti della strage di Piazza Fontana a Milano nel dicembre del 1969. Nonostante fosse in maternità, era stata richiamata al lavoro alla valigeria Duomo per il periodo natalizio. Fu lei a vendere quelle valigette utilizzate per nascondere l'esplosivo piazzato all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Le si presentò un uomo alto e distinto, Franco Freda, diranno le indagini dopo molti anni. Mi ha chiesto un tipo di cartella che, possibilmente con delle caratteristiche senza scomparti all'interno, leggera, ok, va bene, una cartella, non era normale, ma me ne ha chieste quattro e questa è stata una cosa un po' insolita. Dopo due giorni abbiamo visto il telegiornale della sera e quello che è successo e hanno fatto vedere un pezzo di questa valigetta che era una era inesplosa. Qual è stato il particolare che le ha fatto capire che erano proprio le valigette che lei aveva venduto due o tre giorni prima? La chiusura, proprio la chiusura, il pezzo, il tipo di chiusura che a Padova non le aveva nessuno, le avevamo solo noi quel tipo di cartella lì. Vedendo le immagini alla TV, decise subito di raccontare tutto al titolare, di denunciare i fatti in questura, ma Loretta non fu mai interrogata dagli investigatori. Nessuno più si è fatto vivo per questa cosa. Infatti eravamo abbastanza perplessi perché cosa è successo? Finché dopo 3 anni è arrivato in negozio, appunto, questo magistrato Calogero. Lei dovette riconoscere la persona a cui aveva venduto la valigetta, vero Franco Freda. Esatto, io avrei dovuto riconoscerlo, ma non l'ho riconosciuto. Perché distanza dopo, di 3 anni. Distanza di 3 anni, ci sono stati dei cambiamenti nella persona. Lui aveva fatto i capelli bianchi e quando era venuto 3 anni prima li aveva scuri. Ero delusa anche per il fatto di non averlo riconosciuto. Io speravo di poter fare qualcosa, di essere utile in qualche maniera, perché io ero una testa molto importante. Ci separiamo per qualche minuto, poi rientriamo e torniamo ad occuparci della morte di quell'uomo di Pozzonovo che era stato trovato privo di vita dalla compagna e si pensava fosse stato ucciso dai due molossi, ma ce ne parliamo tra pochissimo. E rieccoci in studio, non è morto a causa dei morsi e dei due molossi, dei molossi della compagna, ma è morto a causa di infarto. Il 49enne di Pozzonovo che è stato trovato privo di vita nel giardino della sua abitazione dalla compagna. I particolari.
Massimo Sartori, il 49enne di Pozzonovo, non è morto per l'aggressione dei suoi due Rottweiler. A poche ore dalla tragedia che ha sconvolto il piccolo paese della Bassa Padovana, si sono chiarite le cause del decesso dell'uomo trovato in un lago di sangue mercoledì sera dalla sua compagna nel giardino della loro abitazione. Da fonti della procura di Rovigo, titolare dell'indagine per competenza territoriale, è trapelato che Sartori sarebbe deceduto in seguito ad un malore. A stabilirlo già la prima ispezione sul corpo effettuata dai medici. I segni dei morsi dei due cani, una femmina di 9 anni e un maschio di 2, non sono mortali. L'uomo, come avevano ipotizzato i carabinieri, subito dopo l'intervento nell'abitazione di Pozzonovo, si sarebbe sentito male, era cardiopatico e sarebbe caduto per poi morire a causa delle patologie pregresse, mentre i due Rottweiler lo avrebbero morso solo successivamente e non in modo fatale, forse per chiamarlo o per invitarlo a rialzarsi. La procura, considerati questi elementi, ha già disposto la consegna della salma ai familiari per il funerale, annullando l'annunciata autopsia. I due cani di proprietà della compagna di Sartori, invece, subito dopo la tragedia, erano stati temporaneamente accolti nel rifugio per cani di Rubano. Adesso torniamo a occuparci del MOSE. Il MOSE può funzionare anche subito, così l'ingegnere idraulico che era responsabile della sala controllo prima del commissariamento, ed è proprio lui che lancia un appello ai cittadini. Sentiamo. E se il MOSE fosse stato operativo, avrebbe completamente evitato di l'acqua alta. L'acqua si sarebbe fermata a 1,10 m a Venezia e a 1,20 m a Chioggia, quindi in tutta sicurezza. Secondo l'ingegner Cecconi, direttore del servizio informativo del MOSE e del prototipo della sala di controllo del sistema prima del commissariamento, l'opera può essere messa in funzione anche ora nei casi di emergenza, come quello del 12 novembre scorso, quando la marea ha raggiunto i 187 centimetri provocando oltre 1 miliardo di danni. La soluzione c'è. Metterlo subito in funzione. Quindi, primo, non una squadra operativa, ma 4 squadre operative, se no possono solo fare prove i commissari. Montare i compressori e i gruppi di potenza che sono già stati acquistati, ma non sono stati installati. I modelli matematici ci dicono che questa manovra è efficace, simultanea su tutte le bocche, e sarebbe stato possibile se ci fossero state le 5 squadre, e ci potevano essere le 5 squadre, perché il sindaco di Chioggia il giorno prima aveva chiesto di alzare le paratoie. È stato risposto da uno dei commissari che mancava il personale, e il sindaco di Chioggia ha proposto di mobilitare la protezione civile. Quindi, in condizioni di emergenza, se ci fosse stata un'unica cabina di regia, avremmo potuto evitare i costi di 1 miliardo. Su queste cose il progettista, l'ingegner Scotti, non è d'accordo. Dice è una pazzia perché manca l'automazione e controllo, arriva un'onda, può rovesciarlo. Non è vero. Io ho provato a sollevare il MOSE già nel 2014, e una volta sollevato è possibile abbassare l'angolo delle paratoie e metterlo in condizione di assoluta sicurezza, indifferente al moto ondoso. Viene dunque spontaneo chiedersi perché finora non sia stato fatto. Perché nessun tacchino organizza il suo Natale. E se i cittadini non si convincono sull'utilità del MOSE e non domandano la sua pronta messa in funzione attraverso la costituzione, la ricostituzione del magistrato alle acque, e quindi un'unità centrale, perché i soldi vengono dallo Stato e quindi che chiede spiegazione di dove sono andati i soldi e perché non abbiamo il servizio, solo in queste condizioni noi avremo il MOSE funzionante, magari un anno prima rispetto a quello che ci hanno detto, che è il 2021. Quindi io l'appello che faccio ai cittadini è questo: alzate la mano e chiedete che il MOSE venga attivato dal 1 settembre 2020, perché si può fare. Possono fare una class action. Scatta il piano straordinario degli interventi per mettere in sicurezza le scuole della Marca, un progetto da 60 milioni di euro.
Si comincia dalle scuole della fascia pedemontana, da Vittorio Veneto a Pieve di Soligo, da Conegliano a Montebelluna, prioritarie visto che l'area è quella a maggior rischio sismico, ma sarà tutta la Marca a essere coinvolta gradualmente nel piano straordinario di sicurezza a cui l'ente provincia sta lavorando senza sosta da quando nel biennio 2015-2016 effettuò uno screening sulle strutture scolastiche trevigiane. In tempi di ristrettezze economiche il Sant'Artemio, competente per l'edilizia degli istituti secondari, ha fatto quindi di necessità virtù, intercettando finanziamenti regionali e soprattutto nazionali. 30 le scuole interessate sulle 100 di competenza dell'ente, un'operazione da 60 milioni di euro. Attualmente sono finanziati per oltre 40 milioni, i restanti sono in lista d'attesa, ma dovrebbero essere comunque finanziati nel periodo di validità del piano triennale 2018-2020, quindi entro il prossimo anno. Tra le scuole maggiormente interessate dal piano, l'Istituto Galilei di Conegliano, più volte finito al centro delle polemiche per le sue condizioni precarie, da qui ai prossimi anni sarà destinatario di ben 12 milioni di euro. Soddisfatto il presidente Stefano Marcon, Treviso dice carte alla mano, è la seconda provincia in Italia dopo Lucca ad aver intercettato il maggior numero di risorse. La struttura tecnica, nonostante lo stesso dirigente Antonio Zonta sia andato in pensione 15 giorni fa, continuerà a lavorare. Insomma, sulla sicurezza delle scuole si va avanti. Possiamo dare delle prospettive rose alla scuola trevigiana, almeno per quanto riguarda gli edifici scolastici per le scuole superiori. Adesso andiamo a Venezia, dove è partita una raccolta firme per una proposta a dir poco provocatoria, ovvero quella di chiudere l'unico accesso alla città di Venezia, il Ponte della Libertà. Bisogna rinascere e andare avanti, e neanche dal cuo partimo da qua, desmantellando come la... Finisce così con la performance dell'attore Cesare Colonnese La fissione dell'Araba Fenice, a simboleggiare la rinascita di Venezia dopo averne declamato la morte con il decennale del funerale del 14 novembre 2009 che portò il problema dello spopolamento della città all'attenzione dei media mondiali. Nella gremita sala San Leonardo la proposta sbarrare l'accesso a Venezia chiudendo di fatto l'unica strada che la congiunge con la terraferma, il Ponte della Libertà. Il perché è presto detto: non permettere più la mercificazione della città con l'ingresso selvaggio e indiscriminato di turisti, per di più maleducati e irriverenti, verso la conclamata bellezza e la storia stessa del centro storico. Inizierà da qui la rinascita e il nuovo risorgimento della Serenissima, partita infatti la raccolta firme per aderire all'iniziativa di Venezia.com. 10 anni fa abbiamo avvertito il mondo di quello che sarebbe successo ai centri storici delle città italiane e mondiali, e dopo 10 anni oggi abbiamo fatto il punto della situazione e la situazione è peggiorata. La rimozione del Ponte della Libertà, l'ultima trovata provocazione del fondatore del primo social veneziano. C'è una breve pausa, poi rientriamo e parliamo di un accordo che è stato stilato tra Comune di Padova e Università, tra pochissimo.